Dopo un po' di smaneggiamenti ce l'ho fatta caricare il materiale di oggi. Oggi proseguiamo un po' sulla falsa linea della volta scorsa, quindi con l'idea di cercare di portare avanti le parti di Energy Community che sono un po' più complesse e che vi servono poi per andare avanti con la tesina. Le specifiche della tesina dovreste averle già viste ieri, quindi non dovrebbe essere niente di troppo difficile, però nello stesso tempo. Le parti che facciamo oggi e poi la prossima volta vi danno una mano a sviluppare in modo più facile. Allora, io vi ho caricato sotto la solita voce materiale, al fondo in fondo, la versione corrente di Energy Community, quella che utilizzeremo oggi, che vi consiglio quindi di scaricare anche perché, di nuovo, essendo troppo grande la massa di codice sviluppata per le funzionalità che facciamo oggi, ve l'ho già fornita, quindi ve l'ho già implementata e discutiamo solo come è stata creata, quindi cerchiamo di capire qual è la progettazione che ci sta dietro e quali sono le corrispondenti classi e oggetti all'interno del progetto. Mentre il secondo link è proprio relativo invece alla progettazione, quindi ai passi che ci servono per arrivare a creare quell'implementazione lì. La mia idea per oggi sarebbe, se riusciamo ad andare abbastanza in fretta, più in fretta della volta scorsa, lasciarvi almeno un'ora, ma possibilmente anche quasi due, un'ora e mezza, diciamo, per completare una parte delle funzionalità di Energy Community che vediamo oggi. Okay? Quindi oggi vediamo un insieme di funzionalità che saranno quelle relative alla creazione delle dashboard, la creazione dei display, dei cruscotti, diciamo, e la mia idea è darvi due pezzettini da provare a completare, ok? Una volta capito com'è il progetto che ci sta dietro e quale codice avete già a disposizione, cioè fin dove è arrivata l'implementazione. Al solito metterò poi in linea la soluzione completa, ok? Quindi partiamo dal design che è la parte più importante. Questa volta, essendo un po' più complicato, ho fatto una piccola presentazione perché dobbiamo dividere in diversi pezzi, quindi cerchiamo di procedere con ordine. Se non capite, fermatemi perché è un po' più spessa questa parte qua. Allora, noi vogliamo progettare questo. Questo qua è il design grafico che avevate fatto all'inizio, che avevamo fatto all'inizio, quando eravamo in fase di prima progettazione. Questa roba qua e l'interfaccia di configurazione dei cruscotti, ovvero sia di qua noi creiamo un nuovo display, inseriamo all'interno del display cruscotti differenti, ognuno relativo a un sensore, più la bacheca, e a un certo punto, quando decidiamo che ci sono tutti i sensori che ci servono, andremo a cliccare sul pulsante Done per dire fatto, salva, salvato. A quel punto il nuovo cruscotto sarà disponibile nell'elenco dei nostri cruscotti, ok? Allora, qui ci sono una serie di funzionalità, alcune le affrontiamo oggi, altre le lasciamo un attimino da parte, ok? Ce ne sono tante. Cerchiamo di identificare i punti principali, i punti critici che riusciamo a estrapolare direttamente da questa figura, senza neanche ancora pensare a che cosa ci sta dietro, ok? E io ho provato a evidenziarvi circondando i vari pezzi. Allora, la prima parte, la più evidente per me, è quella a sinistra, cioè a sinistra il menu è diverso, è completamente diverso dal solito menu a cui siamo abituati. In particolare, questo menu è quello relativo alla creazione del cruscotto, quindi avremo solo tre voci essenzialmente, che sono done, elimina cruscotto, pubblico e privato. Ok? Al di là delle voci che ci sono, questa roba qua è un menu diverso ed è un menu che dipende da che cosa sto visualizzando di fianco. Cioè, se vogliamo, possiamo pensare che questo sia un menu di applicazione, no? Io ho la nostra micro web application che mi permette di creare un display che ha il suo menu va a finire nella zona del menu. Questo vuol dire che in qualche modo dovremmo trovare un meccanismo per andare a sostituire il menu. Vi ricordate che noi abbiamo una sub view apposta per il menu. Quindi all'interno di template JSP c'è un pezzettino di codice, un include, che si include il menu di tutto il sito. Allora, probabilmente dovremmo andare a toccare qualcosa in quella zona di template JSP per
Per far sì che nel caso in cui si vada in modalità applicazione, diciamo, nella modalità di per cui il menu deve essere sostituito da un altro, questo venga fatto in automatico, sulla base di qualche informazione che comparirà, che ci farà capire che siamo in quella modalità. Ok? Quindi il primo punto da risolvere è il cambiamento del menu. Altri punti un po' più ostici sono le funzionalità vere e proprie dell'interfaccia di configurazione. Ah, partiamo da sotto, che è la più semplice. Sotto abbiamo una casella di testo e un pulsante. Ah, questa roba qua che cosa fa? C'è scritto cerca nuovo sensore. Se vi ricordate la progettazione che avevamo fatto all'inizio, l'idea qua era di iniziare a digitare il nome o parte della descrizione essenzialmente di un sensore, quindi che ne so, sensore di temperatura 1, inizia a scrivere sense, a quel punto viene effettuata una ricerca sul database di sensori disponibili per il company site dell'utente loggato, ok? Quindi già un attimino più complicato. Quando viene recuperata questa lista di sensori, si filtra la lista in base al testo inserito, quindi prenderò tutti quelli che hanno senso nella descrizione e scorderò tutti gli altri, e dovrò fare in modo di visualizzarli qua sotto sotto forma di suggerimento. Ok? Un po' la versione più complicata dell'Ajax Suggest che avete visto insieme a questo. Quindi io inizio a scrivere sensore di temperatura e qui inizia ad apparirmi una serie di suggerimenti di possibili sensori che hanno una descrizione testuale che è simile al testo che sto scrivendo. Ok? Quando o l'ho scritto completamente oppure nella lista di suggerimenti ho trovato quello che mi serve, cosa farò? Lo cliccherò. A quel punto avrò qua la descrizione del sensore che voglio prendere e probabilmente da qualche parte avrò anche il suo ID, se no non posso fare nulla. Cliccando aggiungi, quello che succede è che verrà creato in qualche modo un nuovo widget per quel sensore, un nuovo cruscotto, e quel nuovo cruscotto dovrà in qualche modo apparire di sopra. Ok? Quindi io cerco il sensore, lo seleziono, aggiungi, appare di sopra il cruscotto corrispondente. Quindi questa qua è una ricerca, ecco, io allora l'ho chiamata sensor search, ricerca di sensore, e sarà Ajax questa roba qua. Se devo avere un suggerimento, non c'è scampo. Sarà una funzionalità di tipo Ajax in cui io pesco il testo inserito dall'utente nel campo di testo, lo mando a chi? A una servlet, non so ancora quale, non so ancora cosa farà, ma è una servlet, lo sappiamo. Questa servlet farà un certo numero di operazioni il cui risultato finale sarà una lista di sensori compatibili in qualche modo con il testo inserito. Ok? Di sopra, invece, che cosa c'è? Di sopra c'è l'insieme di cruscotti, e quindi se vogliamo l'insieme di sensori che sono già stati associati a questa dashboard, a questo display. Ok? Come faccio a sapere quali sono? Bene, nel database ci sono due tabelle, una si chiama di tre in realtà, display widget e widget. Prendiamo un attimo il disegno del database per non parlare in aria. Allora, è qua. Ok? Ci sono queste tre tabelle qua, display widget e widget. Display conterrà le informazioni relative alla dashboard, alla display. Display widget è semplicemente la relazione che associa un widget ad un display. Ok? Allora, noi nel database abbiamo queste informazioni. Quindi, dato un cruscotto, cioè dato un display, scusate, abbiamo l'elenco dei cruscotti dei sensori. Questo elenco sarà pieno se è già stato creato, sarà vuoto se il cruscotto deve essere creato, ovviamente. Allora, ipotizziamo di essere a metà del processo. Ok? Quindi parte dei sensori sono già state aggiunte, le tabelle del database sono già parzialmente piene, quindi avremo un display con il suo ID e adesso saranno associati in questo caso tre widget. Ok? E stiamo andando avanti cercando di eventualmente aggiungerne altri oppure di configurare quelli esistenti.
La parte di sopra che cosa deve fare? Deve sostanzialmente andare a interrogare quelle tre tabelle, recuperare l'elenco dei widget già presenti e per ognuno visualizzare un'interfaccia di configurazione. Ok? E questa è la parte più complicata, non devo visualizzare il widget, perché, che è più facile, avete già visto come si fa a visualizzare le misure di un sensore. Qui dobbiamo visualizzare la sua configurazione. Allora, uno, visualizza la configurazione, due, la questione è dinamica, ok? Nel senso che nel momento in cui aggiungo un sensore viene creato il widget nel database e questo widget deve apparire nell'elenco dei widget configurabili. Quindi, ahinoi, anche sopra in realtà sarà una roba in AJAX, ok? Cioè sarà qualcosa che in qualche modo si deve aggiornare dinamicamente, prendendo i dati dal database. Quindi, anche in questo caso, dall'altra parte ci sarà una servlet che sarà diversa probabilmente. Perché? Perché mentre qui trattiamo sensori, là trattiamo widget, okay? Trattiamo custodi. Per cui saranno due servlet diverse. E questa nuova servlet si occuperà di recuperare tutti i widget di questa dashboard e di fornirci le informazioni necessarie a configurarle. Informazioni necessarie a configurare un widget vuol dire che noi in realtà dobbiamo avere poi dall'altra parte una qualche struttura che ci permetta di rappresentare come si configura con quello scopo, ok? Fortunatamente questo è molto facile, perché se avete visto la struttura di un widget ci sono solo due cose configurabili: il nome, la caption, diciamo il title del widget, e la modalità di funzionamento. Perché il sensore è già preassegnato. Il sensore è assegnato nel momento in cui lo seleziono di qua e dico aggiungi widget. Ok? Quindi le uniche due cose che per ogni widget posso selezionare, vedete lì, sono il nome e il modo di funzionamento. Lì c'era quella spunta grafico, però va benissimo, quella lì è comune essenzialmente a tutti i widget che hanno dei dati da visualizzare. Ok? Quindi sia i widget relativi al consumo energetico, quelli relativi alla temperatura, quelli relativi, che ne so, al cambio, al tasso di cambio o al valore dell'energia nel momento corrente, che è quello che poi viene richiesto nel quesito. Quindi ci sono queste informazioni che sono fisse, fortunatamente. Quindi in qualche modo avremo dall'altra parte un meccanismo che recupera i widget, ci mette attorno l'insieme di informazioni che possono essere cambiate e lo spara a questa parte di visualizzazione. Questa parte di visualizzazione cosa farà? Intanto sarà un pezzettino di JavaScript, no? Perché deve comunicare in AJAX. E poi dovrà essere in grado di interpretare questa massa di dati che gli arriva e trasformarla in una visualizzazione di questo tipo. Ok? Detto così sembra una roba spaventevole. Per di più abbiamo ancora, io l'ho tralasciato e oggi lo tralasciamo, però abbiamo ancora questo giochino qua, ovvero sia l'ordine dei widget. Noi all'interno di un display, all'interno di una dashboard, possiamo decidere di visualizzare prima o dopo un widget, ok? Quindi dovremo anche lì avere un pezzettino di codice JavaScript che da un lato ci cambia al volo la visualizzazione e dall'altro andrà via AJAX a comunicare alla stessa server di prima: guarda che è cambiata la configurazione del widget. Questo widget adesso non è più in prima posizione, ma sarà in seconda, in terza o in quarta, ok? Ultima considerazione, e poi iniziamo a ragionare su come risolvere tutta questa marea di problemi. Come funziona la configurazione? Se io adesso là sopra al posto di media su un'ora schiaccio e seleziono ultima misura, la configurazione viene salvata subito o verrà salvata quando schiaccio down? Allora, ragionevolmente è meglio che venga salvata subito, perché se nel frattempo va via la rete, mi muore il computer, cade il server, qualunque cosa, il mio lavoro va perso. Quindi io passo la vita a cambiare una configurazione e schiacciare down tre volte, però se schiaccio down probabilmente uscirò, quindi devo rientrare, ricambiare la configurazione, riuscire avanti così diventa scomodissimo. Oppure devo avere un meccanismo per cui ogni qualvolta faccio una modifica su una configurazione, la modifica viene rimandata sul lato server e viene memorizzata sul database. Il che vuol dire che quel pezzettino lì in AJAX farà due cose, non farà solo una get essenzialmente, quindi non andrà solo a recuperare i dati relativi ai vari widget configurati per questa dashboard,
dashboard, ma farà anche l'opposto. Ogni qualvolta c'è una modifica su un elemento qualunque dell'interfaccia che è riconducibile a un parametro di un widget, farà un post, o meglio, una nuova richiesta che non abbiamo ancora visto, ma la cui semantica è quasi identica, che si chiama put, farà un put sulla server corrispondente. Qual è la differenza fra put e post? Post viene utilizzato normalmente per la creazione di nuovi oggetti, ok? Put per l'aggiornamento. Funzionano esattamente allo stesso modo, una richiesta post e una richiesta put sono identiche in tutto, tranne che per il loro significato. Una significa crea nuovo, l'altra significa aggiorna. Ok? In realtà c'è ancora una differenza più sottile che si chiama idempotenza, ovvero il post non è idempotente, il che significa che quando io faccio una richiesta in post e ne faccio un'altra successiva identica, non è garantito che abbiano lo stesso risultato. Pensate all'incremento di una variabile. Io faccio post incrementa, la variabile passa da 0 a 1. Se rifaccio post incrementa, l'effetto sarà che la variabile passa da 1 a 2, ok? Quindi non ho lo stesso effetto a fronte della stessa richiesta. Questo è non idempotenza. Idempotenza significa che se faccio la stessa richiesta ho lo stesso effetto ed è quello che succede con il put. Quando io faccio put temperatura, widget temperatura, modalità last, quello lì va in modalità last. Se lo rifaccio un'altra volta, va di nuovo in modalità last. Ok? Se lo faccio 20.000 volte, va sempre in modalità last 20.000 volte. Quindi la differenza è lì. La sostanza per noi è identica, ok? Quindi la scriviamo nello stesso modo, al posto di scrivere get, posto scriveremo put, e dall'altra parte al posto di usare do post utilizzeremo do put. Semplicissimo, ok? Ok, questo è tutto quello a cui riusciamo ad arrivare guardando la figura. Dopodiché dobbiamo fermarci, tirare fuori la matita e iniziare a disegnare un po' di schemini per capire come far funzionare il tutto. Anche perché è molto articolato. Quindi partiamo dal principio di dividere. Cerchiamo di spezzarci tutto in pezzettini più semplici e analizzarli uno alla volta. Partiamo dal più semplice in assoluto, il menu. Allora, il menu deve cambiare, nel senso che nel momento in cui io vado in modalità di configurazione, quindi passo e nel menu principale seleziono crea nuova dashboard, a questo punto, nel passo successivo, il menu cambierà e diventerà quello di creazione. Allora, quali sono le entità coinvolte? Beh, ipotizziamo di avere un controller, cioè di avere un pezzettino di codice già JSP che fa il suo lavoro, ovvero sia prepara tutto quello che serve per andare a visualizzare l'interfaccia di creazione della dashboard, ok? Ah, fra i vari passi che deve fare per preparare questa interfaccia, che cosa dovrà fare? Dovrà far sì che il menu cambi in qualche modo. Dovrà comunicare alla template JSP, guarda, a questo punto il menu deve cambiare, ok? E come farà? Beh, il tipico modo di lavorare in modo di view control, sapete, è settare un bin, forwardare la richiesta. Dall'altra parte qualcuno controllerà che quel bin esista e farà qualcosa, giusto? Qui funzioniamo allo stesso modo, quindi la nostra do new dashboard wizard, che sarà il punto di partenza della nuova dashboard, no? Quindi il controller, fra le sue operazioni sicuramente che cosa farà? Creerà un bin per segnalare, guarda che deve cambiare il menu. E chiamiamo questo bin ad esempio app menu bin, cioè il menu di applicazione, il bin di menu di applicazione. Questo qua, a differenza dello user data bin, ad esempio, ha scopo di richiesta. Perché? Beh, pensiamo a come funziona la creazione della dashboard. Io schiaccio crea nuova dashboard, ottengo la mia interfaccia. Lavoro di sopra, tutti i cambiamenti che faccio vengono salvati. Quando schiaccio done, è finita la creazione. Ok? Quindi non salto mai di pagina. Tutto avviene durante la gestione di una sola richiesta. Crea la nuova dashboard, ok? E quando la gestione di quella richiesta è finita, devo smettere di funzionare in quel modo, cioè
la pagina di visualizzazione della dashboard deve sparire, il menu di creazione della dashboard deve sparire, ok? Quindi quella cosa lì ha vita solamente per una richiesta. Ecco perché questo bin avrà come scopo richiesta e non sessione, ok? Viene creato nel momento in cui vado, richiedo di andare in modalità creazione dashboard e morirà nel momento in cui ho finito di gestire questa richiesta. Allora, quando richiamo la modalità di creazione, di fatto andrò a chiamare il controller che creerà questo bin, ok? Questo bin non sappiamo ancora come è fatto, ma avrà una caratteristica particolare. Potrà o meno sovrascrivere il menu principale, ok? Quindi questo bin ragionevolmente che cosa sarà? Sarà una versione pochissimo di menu bin, pochissimo diverso dallo user menu bin, ok? Ce l'abbiamo già un oggetto che fa i menu ed è quello che fa il menu utente. Questa roba qua sarà una roba molto molto simile con due differenze. Una, le voci di menu non sono preimpostate ma verranno impostate dal controller. Quindi se ho un controller per la creazione della dashboard, lui imposterà le impostazioni menu della dashboard, di creazione della dashboard. Se avessi un'altra applicazione interna, che ne so, la configurazione del meteo per dire, allora il controller del meteo imposterà un menu diverso, ovviamente, sarà quello relativo al meteo. Secondo punto, questa roba qua, sempre il controller potrà dire: guarda che questo menu deve essere solo, oppure guarda che questo menu convive col menu principale. E questo lo scrive dentro al bin che rappresenta il menu. Una volta fatto questo lavoro, forwarda la richiesta alla view. Io lì ve l'ho disegnato direttamente, sappiamo che per noi forwardare la richiesta alla view vuol dire forwardare la richiesta alla template JSP dicendo guarda che il contenuto è quella view lì. Ok? Allora, quando la richiesta arriva alla template JSP, in questo caso, se vogliamo poter cambiare i menu, dobbiamo modificare la template JSP come? In questo modo, facendo un piccolo controllino. Nella template JSP, dove gestiremo il menu, andremo a dire: momento, esiste un menu di applicazione? Quindi, use bin, app menu bin, ok, essenzialmente. È valido? È pieno? C'è qualcosa? Sì. Allora, prima cosa lo devo visualizzare. E quindi lo includo. Quindi andrò a prendere la sua view corrispondente. Seconda cosa, vado a controllare dentro il menu bin e dico: se non è valido, beh, se non è valido la prima non l'ho eseguita e di sicuro devo visualizzare il menu principale perché sono nel caso normale. Se invece è valido e quindi ho eseguito la prima, allora devo andare a controllare se per caso quel bin lì mi dice nascondi il menu principale. Ah, vedete che il 2 dice se non è valido oppure se è valido ma non è overriding, quindi non richiede di nascondere il menu principale. In questi due casi faccio vedere il menu principale, altrimenti no. Quindi quando arriva un app menu bin che è valido ed è overriding, apparirà solo il menu dell'applicazione e non più quello principale. Ok? Vi quadra o vi siete persi? Ok. Assumo silenzio assenso, ma se il silenzio vuol dire non ho capito niente, alzate la mano. Ok? Quindi qua io ho cercato di isolarmi da tutto il resto e andare a vedere solo come funziona il menu. Questo richiede essenzialmente di creare qualche classettina, creare una classe per il bin e andare a creare una view per il menu, una do per il menu e andare a modificare il template JSP. Ok? Quindi ho già quattro cose da toccare. Pur per questa funzionalità semplicissima. Però a questo punto sono già in grado, volendo, di partire e sviluppare questo pezzo, ok? Quindi senza aver ancora analizzato come funziona il resto, qua posso già partire e iniziare a sistemare la creazione della dashboard. Ok, è di tipo richiesta perché deve vivere solamente per la durata della creazione della dashboard. E per come l'abbiamo creata noi? La creazione della dashboard vive una pagina, ovvero sia, io parto dal menu principale,
schiaccio crea nuova dashboard, finisco nell'interfaccia di creazione della dashboard. Da lì non mi muovo più fin quando non faccio done, ok? Quando faccio done, muore quell'interfaccia e ritorna all'interfaccia normale col menu normale. Ah, quel menu lì rimane il menu di creazione della dashboard, rimane vivo solamente in quell'operazione lì, durante la creazione della dashboard. E lì ci arrivo solo mediante una richiesta. Quando schiaccio crea, gestisco quella richiesta, visualizzo il menu e poi non avrò più richieste fin quando non schiaccio done, perché le altre sono tutte Ajax. Ok? Allora, se io lo metto con scopo di richiesta, con scopo di richiesta cosa succede? Succede che viene creato, dopodiché muore, perché muore la richiesta. Il che significa che se io esco, chiudo quella pagina e riapro il browser su Energy Community, mi sposto, il menu di applicazione sparirà. Ed è esattamente quello che voglio, perché se io vado nella creazione della dashboard, poi decido, no, ho sbagliato, riscrivo index.php oppure schiaccio il link verso index, voglio che il menu di applicazione sparisca. E quel menu lì non è più vivo, perché il bin è nato, ha creato il menu ed è morto istantaneamente, perché è vissuto solo per quella richiesta. Ok? Perfetto. Allora, questa qua è la parte di menu, mettiamola da parte. E adesso proviamo a iniziare ad andare ad affrontare le altre parti un po' più complesse. Poi andiamo a vedere all'interno del codice le varie corrispondenze. Vi faccio tutto il design prima e poi il codice semplicemente perché ovviamente a un certo punto queste cose si sovrappongono e quindi nel codice troverete pezzi di uno e pezzi dell'altro a un certo punto. Ok? Quindi da capire che cosa arriva da qui. Allora, ci ricordiamo i tre pezzi, menu, e l'abbiamo affrontato. Dovessimo partire da zero, adesso sappiamo che cosa dobbiamo preparare per il menu. Parte sotto, search. Ok? Quindi cerchiamo di andare anche in ordine di difficoltà. Di solito si procede anche così. Quando io ho aspettato il problema, parto dai pezzi più facili, in modo da poi arrivare ai pezzi più difficili con il resto già pronto. Avrò sempre come punto di partenza il mio controller, che creerà sempre sul bin per la gestione del menu e farà il forward alla view. E fino a lì siamo tranquilli. A questo punto ho detto che quella parte sotto funziona come un ISSuggest, cioè io scrivo del testo, viene effettuata una ricerca sul database dei sensori e mi viene ritornato indietro un elenco di sensori che sono compatibili con quel testo. Ok? Allora, intanto devo decidere che cosa vuol dire compatibile. Allora, assumiamo che compatibile voglia dire che la descrizione del sensore contiene il testo che ho iniziato a scrivere, ok? Che vuol dire che se io scrivo sense, tutti i sensori la cui descrizione avranno la parola sense più qualcos'altro verranno recuperati, ok? Il che significa che se li chiamo tutti sensore, finché non ho scritto sensore avrò tutti i sensori a disposizione, poi inizierà a filtrarsi a seconda di quello che aggiungo alla stringa di ricerca. Se deve funzionare così in Ajax, vuol dire che è uno script, ok? Perché sappiamo benissimo che per fare questo tipo di funzioni ci serve uno script JavaScript che vada a fare richieste asincrone a una servlet da un altro lato, ok? Quindi ecco che allora creiamo subito i due blocchettini, quello verde e quello blu, che è lo script, io l'ho chiamato dashboardwizard.js, così mi ricordo che è lo script del wizard per la creazione del dashboard. E dall'altra parte ci va una servlet. Ed avendo poca fantasia l'ho chiamata sensor search, perché questa servlet dovrà null'altro che cercare, dovrà fare la ricerca di sensori sul database dei sensori. Ok? Allora, qui che informazioni passano? Beh, a mano che scrivo, lo script che cosa farà? Dirà alla servlet, dammi i sensori compatibili con questa prescrizione. Quindi farà una get, passandogli il testo da ricercare. Ok? Vedete che io ho scritto get text to search in sensor descriptions. Senza vedere come lo fa, la servlet risponderà: questo è l'elenco dei sensori che matchano la tua descrizione. E sappiamo che le informazioni minimamente strutturate di solito le passiamo indietro in formato JSON. Ok? Di quali informazioni avremo necessità? Della descrizione del sensore, perché è l'unica cosa leggibile da un uomo,
ma anche del suo ID. Perché se vogliamo andare a creare un widget per quel sensore, noi sappiamo che la descrizione di un sensore non è unica. Se andiamo a vedere il database, di nuovo, vedete che qui la chiave primaria del sensore, eccolo qua, è ID sensor, non è description. Quindi description non necessariamente univoca. Per cui se vogliamo fare le cose bene e correttamente, dovremo passarci anche il ID del sensore, non solo la sua descrizione. Quindi indietro, ogni qualvolta inseriamo una nuova lettera nel nostro testo, verrà fatta una richiesta in get, passando quel testo, e ci tornerà indietro una serie di coppie, descrizione ID. Ok? Queste coppie andranno inserite all'interno del codice HTML della nostra pagina in modo tale da visualizzare il suggerimento ed avere l'ID disponibile pronto da utilizzare poi nel caso in cui l'utente schiacci aggiungi. Ok? Quindi questi due elementi qua. Come facciamo? Lasciamo un attimo il lato client che ormai è definito, sappiamo che c'è uno script, sappiamo che fa una richiesta in get passando il testo della casella di testo, quindi abbiamo definito tutto. Andiamo a capire un attimo, a cercare di capire questa servlet che cosa deve fare. Questa servlet deve interrogare la tabella dei sensori per cercare le descrizioni compatibili con il testo fornito. Allora, chi è che è responsabile della tabella dei sensori? Il DAO dei sensori, ok? Quindi questa servlet dovrà utilizzare il sensor getDAO. Dovremmo aggiungere una funzione a questo DAO che, dato un testo, ritorni una lista di sensori la cui descrizione è compatibile con il testo. Ok? Quindi il sensor metadata lo avevamo già perché l'avete creato per creare la visualizzazione di un sensore. Quello che dovremo fare sarà aggiungere un metodo al DAO che, dato un testo, ritorna una lista di sensori. La classe sensore, quindi l'oggetto sensore, ce l'avevamo di nuovo già pronto perché l'avevamo creato per la visualizzazione. Ok? Ora, dato che questa roba è un po' complicata, proviamo a vedere bene quali sono le interazioni, in modo da sapere poi chi chiama chi e come. Ah, questo che vi faccio vedere si chiama interaction diagram, cioè fa vedere, prende le entità coinvolte e fa vedere come si parlano fra di loro. Ok? È un diagramma UML, quindi è una cosa standard che viene utilizzata in progettazione. Abbiamo identificato quali sono le entità coinvolte, le ridisegniamo e andiamo a vedere come si parlano. Quindi, vedete, io vi ho portato dentro l'utente in più, che è quello che scrive il testo. Poi abbiamo il nostro script Ajax, la servlet, il DAO, il database e gli oggetti sensoriali. Allora, tutto inizia quando l'utente scrive una lettera. Quindi, quando noi sentiremo l'evento key up del browser. Key up significa che l'utente ha premuto il pulsante e l'ha rilasciato, quindi una lettera è stata inserita. Questo evento lo ascolteremo dove? Sul campo di testo. Quindi andremo a agganciare il campo di testo e diremo: un key up, fai qualcosa. Che cosa facciamo? Beh, l'utente ha inserito una lettera, dallo script catturiamo il testo corrente, quindi il valore del campo di testo, e andiamo a fare una get, dicendo cercami i sensori la cui descrizione contiene questo testo, quindi il testo è l'informazione seme da cui partire per cercare i sensori. Ok? A questo punto la servlet, che si riceve questa richiesta, che cosa fa? Delega al DAO il compito di recuperare la lista di sensori, quindi dice dammi la lista di sensori che sono compatibili con questo testo, quindi chiama un nuovo metodo, il nostro nuovo metodo, che dato un testo ritorna una lista di sensori. Il DAO che cosa fa? Interroga il database, quindi scriverà una query. Il risultato di questa query sarà una lista di sensori, ragionevolmente, o meglio, una lista di righe che rappresentano i sensori. Quindi, scusate, torna indietro il risultato, per ciascuna riga del risultato crea un sensore. Ok? Quindi, tanti sensori, a questo punto fornisce indietro la lista dei sensori. Quando arriva la lista dei sensori, la servlet che cosa fa? La trasforma in JSON e la spedisce indietro.
Quindi prende la lista, la trasforma in un array di JSON, la spedisce indietro. Quando arriva la lista, lo script che cosa fa? Prende la lista e la visualizza. Ok? Quindi il meccanismo è questo. E funziona tutte le volte che inserisco una lettera. Ok? Un po' più chiaro adesso? Ok. Quindi qua i punti nuovi sono essenzialmente la nuova funzione del DAO. Quindi, dato un testo, fornire la lista di sensori compatibili con quel testo. Compatibile in SQL significherà like. Cioè andrò a mettere una clausola like sul campo di descrizione. Ok? E poi vediamo come si realizza. Ok. Seconda parte. Se avete dei dubbi fermatemi, perché vi sto accumulando tutta una serie di ragionamenti non troppo facili. Dimentichiamoci un attimo la parte di aggiunta di nuovo sensore, andiamo a vedere la parte sopra. Se io parto con un insieme di sensori già configurati per quel display, già configurati per quella dashboard, dovrò visualizzare le informazioni di configurazione relative a quei sensori, giusto? Questo è valido anche nel momento in cui ne aggiungo uno nuovo, perché se ne aggiungo uno nuovo mi basta ricaricare i sensori associati a quella dashboard e ci sarà anche quello nuovo. Quindi la procedura sembra la stessa. Adesso preoccupiamoci solo dell'inizio, di quando lo carico e sono già esistenti. Allora, quali sono le entità coinvolte? Beh, di nuovo ci saranno le prime tre a sinistra, no? Quindi il controller, il menu bin e la view. E queste ormai le abbiamo sodate. Ci sarà sempre il nostro script, ma questo script, questa volta, parlerà con qualcun altro. Okay? In realtà potrebbe essere anche uno script diverso, non vuole nessuno. Io preferite mettere tutto nello stesso script così sappiamo che è lì. Però potrebbe essere tranquillamente uno script separato. Questo script qua che cosa fa? Nel momento in cui viene caricata la vista, ok? Quindi qua sarà quando riceverà l'evento document ready, quindi quando è pronta la vista, andrà a chiedere a una servlet, per favore dammi tutti i widget da configurare per questa dashboard, ok? E come farà? Beh, gli dirà semplicemente dammi, quindi get, passando il parametro id dashboard, o dashboard id, come ho scritto lì. Se io sto creando una dashboard, quella dashboard lì avrà un id, quell'id lì lo prendo e lo passo, ok? Quindi lo script passa a questa nuova servlet che io sempre con poca fantasia ho chiamato widget configurator perché è quella che si occupa di configurare i widget e gli dirà dammi i widget di questa dashboard. Questa servlet qua che cosa farà? Dovrà tornare indietro un insieme di oggetti che permettano allo script di visualizzare l'interfaccia di configurazione di ciascun widget. Ok? E in che formato saranno questi oggetti? In JSON, al solito. Come farà a creare questi oggetti? Si avvarrà di una serie di oggetti Java e sappiamo già quali sono. Se dobbiamo trattare dei widget, avremo un DAO per i widget, ok? Che non esiste ancora. E quindi dobbiamo crearcelo, questo nuovo widget data DAO. Poi dovremo avere le informazioni relative al widget già più o meno configurato. Inizialmente avrà una configurazione di default, magari è già stato configurato la volta precedente, quindi avrà le sue informazioni di configurazione, quindi avremo bisogno di un oggetto widget che rappresenta il widget, e questo oggetto widget dovrà essere contornato, inglobato da un oggetto che rappresenti quali sono i punti possibili di configurazione di quel widget. Ok? Quindi se io ho il widget relativo al sensore di temperatura 1, quali sono i parametri configurabili? Sono il suo nome e la sua modalità di funzionamento. Quindi io prendo il widget relativo al sensore di temperatura 1, che adesso è configurato in modalità last, e lo rappresento come widget. Dopodiché questo widget lo inglobo in un oggetto widget config data in cui c'è il widget più
la lista dei parametri da configurare, ovvero sia la modalità di funzionamento che non sarà solo l'asta, ma potrà anche essere grafico, potrà anche essere tabella. E secondo parametro configurabile, la caption. Ok? Una volta che ho questo oggetto qua, che è il global widget, in qualche modo ritornerà alla nostra servlet che a sua volta lo rimanderà indietro. Ok? Quindi gli oggetti nuovi che ci servono sono essenzialmente il DAO che mancava e il widget configuration data. Perché il widget l'avevamo già creato per la visualizzazione del sensore. Ok? Andiamo a spacchettare ancora meglio come l'interazione, perché qui io ve l'ho descritta proprio a grandi linee, perché fino a questo momento l'abbiamo trattata proprio a grandi linee, no? Abbiamo solo cercato di identificare quali sono i pezzi coinvolti. Adesso vediamo come sono coinvolti. E qui vedete è un pochettino più complicato, ci sono un po' più di oggetti. Allora, ho eliminato l'utente. Perché? Beh, perché in questo caso l'unica azione dell'utente è caricare la vista, no? Poi, come la vista è pronta, tac, chiediamo subito i widget da configurare. Quindi, per il momento l'ho eliminato, c'è lo script, c'è la servlet, ci sono i tre oggetti di cui abbiamo parlato, più il database. Ok? Allora, di nuovo, nel momento in cui la vista, scusate, viene caricata, il nostro script cosa fa? Dice, get, dammi la configurazione dei widget, passando il dashboard ID. Ok? Questo dashboard ID arriva alla servlet, la servlet gli dirà dammi tutti i widget config data relativi alla dashboard il cui ID è quello che gli è stato passato. Ok? Allora che cosa farà il widget data? Dirà momento, qui devo recuperare i dati di configurazione di tutti i widget di questo dashboard. Quindi, passo 1. Quali sono i widget di questa dashboard? Interrogo il database e recupero tutti i widget che appartengono alla dashboard in cui ID mi è stato passato. Quindi, se vado a vedere nel database, andrò qui, vedete che c'è display widget, che dice ID display, ID widget. ID display sarebbe l'ID della dashboard, ID widget è il widget associato a quella dashboard. Quindi di fatto vado a interrogare questa tabella ponendo come vincolo che l'ID display sia uguale all'ID che mi è stato passato. Ottengo indietro una lista di widget che appartengono a quella dashboard, appartengono a quel display. Ok? Una volta fatto questo, devo fare quell'operazione di incapsulamento. Quindi che cosa devo fare? Il widget crea un'istanza di widget config data che ingloba un'istanza di widget che corrisponde al widget corrente. Ok? Quindi di fatto il widget data legge il database, ottiene una lista di righe che corrispondono a ciascuno a un widget, per ognuno di queste crea un widget e lo usa per creare poi un oggetto widget config. Questo quante volte lo fa? Per tutti i widget. Quindi vedete, io qua vi ho messo questa roba qua per dire macino per tutti i widget. Alla fine del processo avrò una listona di oggetti widget config data che al loro interno avranno i widget più le informazioni di configurazione. Quindi, finito questo processo, il nostro DAO avrà a disposizione questa lista. E non farà nient'altro che passarla indietro alla servlet. Ok? E la servlet poverina si recupererà tutta questa sfilza di dati e li convertirà in JSON. Quindi dovrà avere un modo per convertire questa lista di oggetti in un array complesso in formato JSON. Qualunque sia il modo, passo successivo è prendere questo array JSON e spararlo indietro al wizard. Allo script, scusate. Lo script riceverà l'array JSON, lo leggerà e per ogni voce corrispondente a un widget andrà a creare l'interfaccia di configurazione. Ok? È tutto lì. Lì dentro ci saranno sia i parametri configurabili
che i parametri già configurati, quindi lo script avrà tutto a disposizione per poter creare un'interfaccia. Non sappiamo come, però sappiamo che almeno i dati ci sono. Okay? Quindi qui abbiamo progettato come si parlano tra di loro e quali sono i pezzi coinvolti. Non certo che cosa c'è dentro. Cosa c'è dentro è quel passo successivo di implementazione. Ok? Ultimo passaggio, anzi penultimo passaggio, questo qua è l'ultimo passaggio di oggi, nel senso che vi spiego anche l'ultimissimo, però l'implementazione che avete, che vi scaricate, arriva fino a qua, ok? Non fa il passaggio successivo. E non vi chiederò di farlo di oggi. La vedrete quando la pubblicherò online, prima della prossima volta. Allora, questo qua è il passaggio che ci permette di passare dalla ricerca alla creazione, alla configurazione di un widget. Quindi io trovo il sensore, schiaccio add e viene creato un nuovo widget. Ok? Affrontiamo questa fase. Allora che cosa succede? Di nuovo, sempre i soliti tre elementi a sinistra, sono sempre gli stessi, sempre il nostro script, questo script qua che cosa farà? Farà un'altra operazione, dirà momento, se tu schiacci aggiungi, vuol dire che io da qualche parte ho le informazioni sul sensore da aggiungere, ok? E dovrò chiedere che venga creato un nuovo widget. A chi lo chiedo? Beh, sicuramente non alla servlet che si occupa di fare la ricerca. Lo chiederò alla servlet che si occupa di configurare i widget, perché lei tratta i widget, ok? Quindi è quella che cambia le informazioni relative ai widget. Per cui lo script in questo caso parlerà di nuovo con la servlet widget configurator, ma utilizzando un tipo di richiesta diversa. In questo caso noi vogliamo creare un nuovo widget. Quindi l'operazione di creazione corrisponde a una richiesta in post, ok? E quali parametri dovremmo passare? Beh, la dashboard sulla quale deve essere inserito il widget e l'ID del sensore per cui deve essere creato il widget. Okay? Quindi vedete lì ho messo post sensor ID dashboard ID. Dirò alla server: guarda, mi serve un nuovo widget per questo sensore su questa dashboard. E questa server che cosa farà? Beh, riprenderà il DAO dei widget e gli dirà: fammi favore, crea un nuovo widget. Questo DAO creerà un oggetto widget e lo salverà sul database. Finita lì. Una sola considerazione. Sappiamo come è configurato quel widget. Nel momento in cui io schiaccio aggiungi il sensore di temperatura 1. No. Non lo sappiamo, perché l'utente lo deve ancora configurare. Non sappiamo se sarà una visualizzazione vasta, se sarà una visualizzazione a tabella, una visualizzazione a grafico. Non sappiamo qual è il titolo di quel widget. Quindi quello che fa il DAO è creare un widget di default, cioè un widget con una configurazione fissa, tipicamente sarà funzionamento indeterminato perché lo devi ancora scegliere, titolo pari, che ne so, al nome del sensore. E lo memorizza sul database. Quel widget lì, così com'è, non funziona. Ok? Cioè se io passassi in modalità di pura visualizzazione, quel widget lì non deve apparire perché non è ancora stato configurato. Però, essendo nella fase di creazione, nella parte alta, nel momento in cui è stato aggiunto il widget, apparirà il nuovo widget che potrò configurare. Ok? Di nuovo, proviamo a prendere tutti questi pezzi, ridisporli e vedere le singole comunicazioni, quindi capire come cavolo si devono parlare. Questa qua è un po' più semplice, leggermente meno articolata di prima. Sempre abbiamo lo script come inizio, non vi ho più messo l'utente perché sappiamo che l'evento scatenante in questo caso è il clic sul pulsante aggiungi, ok? Abbiamo la servlet, abbiamo i due oggetti che ci servono più il database. Fase 1 post, quindi l'utente ha schiacciato, come conseguenza all'evento clic sul pulsante, lo script genera una richiesta in post e gli dice: per favore, memorizza, crea un nuovo widget per questo sensore su questa dashboard. Okay? La servlet prende quei due ID e li passa pari pari al widget di DAO dicendogli per favore, crea un nuovo widget di default per questo sensore ID e per questa dashboard.
Il widget DataDAO crea un oggetto widget, quindi se, come farà a crearlo? Chiamerà il costruttore. Il costruttore dell'oggetto widget sarà fatto in modo da creare un oggetto widget di default, cioè non inizializzato, ok? Pronto per essere salvato sul database. Quindi il widget DataDAO offrirà un nuovo metodo che sarà create default widget, che ritorna indietro un oggetto widget, che viene preso sempre dallo stesso DAO. È salvato sul database. Salvare sul database l'oggetto widget significa andare a riempire una riga della tabella widget e una riga della tabella widget display, ok? La tabella widget perché andiamo a rappresentare il widget con la sua configurazione, la tabella widget display perché dobbiamo andare a dire che quel widget è associato alla dashboard di cui l'ID è stato fissato. Non torna niente indietro, è finito qua il processo. Tant'è vero, ho fatto una richiesta in posta. 3, sono chiesto da me, ok? Se tutto è andato bene, dall'altra parte apparirà il nuovo widget da configurare. Se qualcosa non è andato bene, non apparirà. Quindi questa qua in un certo senso è più semplice. L'ultimissima, che è quella che non avete oggi, è l'aggiornamento della configurazione, ovvero sia, sono nella pagina di creazione del widget, ho sia la parte alta che la parte bassa popolata, vado nella parte alta e cambio l'impostazione di un widget, che ne so, da ultimo, ultima misura a tabella di misura. Questo cambiamento deve essere salvato nel database, in modo tale che al momento della visualizzazione si sappia come rappresentare quel widget. Allora, gli attori coinvolti sono di nuovo gli stessi. Perché? Beh, perché i tre a sinistra sono i soliti, lo script c'è sempre, e chi ascolta le richieste dello script, anche in questo caso, sarà chi è deputato a configurare il widget, cioè la servlet widget configurator. Ok? Questa volta però la richiesta non sarà né in get né in post, perché non deve recuperare i dati sul widget, non deve creare un nuovo widget, ma deve aggiornare un widget esistente, quindi sarà input. E questa volta l'informazione che passerà sarà molto più complicata, non passerà semplicemente uno o due ID, qui dovrà passare il widget, cioè il widget con le sue configurazioni attuali. Allora, quello che passa di fatto è un widget config data codificato in JSON. Ok? Quindi dirà, guarda che ti passo un widget in JSON, prendilo e copialo esattamente all'interno della database. Ok? Quindi lo script sarà un pochettino più complicato perché dovrà andare ad ascoltare gli eventi su ognuna delle visualizzazioni correspondenti ai widget, capire su quale di queste è avvenuto l'evento di cambiamento, andare a recuperare tutte le informazioni relative a quel widget e compilare l'oggetto corrispondente. Una volta che avrà fatto questa operazione intensa, passerà il corrispondente JSON alla servlet. A questo punto, che cosa fa la servlet? Beh, lo ritradurrà in un oggetto Java e chiederà al DAO di salvarlo. Ecco, guardate qua. Questi li ho fatti stamattina, nella progettazione ho già fatto un salto ad aggiornare. Questo widget config data non serve in realtà. Allora ve lo aggiorno subito così. E perché non ci serve il widget config data? Beh, in realtà a noi non interessa dire alla servlet guarda che per configurare il widget per configurare il titolo e il modello di funzionamento, lo sa già. A noi interessa passare solo i dati del widget configurato, ok? Quindi passeremo solo il widget. Interazioni. Quindi come si devono parlare? Ripartiamo sempre dallo script. Questa volta ho messo l'utente per ricordarci che tutto parte dal fatto che l'utente va sull'interfaccia e cambia qualche parametro. Quindi o seleziona una voce diversa dal menu a discesa delle modalità di funzionamento, oppure schiaccia cambia titolo.
in reazione a uno di questi eventi, lo script pesca il widget che è stato cambiato, lo rappresenta in JSON e lo passa al widget configurator, all'assembler. L'assembler che cosa fa? Beh, se abbiamo fatto le cose bene, e l'idea sarebbe proprio quella, l'oggetto JSON che parliamo, che passiamo è direttamente traducibile in un oggetto widget. Quindi quello che fa la server è prenderlo e deserializzarlo. Cioè arriva il JSON, lo traduco all'inverso. Lo decodifico in un oggetto già, che è un oggetto widget. Perché faccio così? Beh, perché così è tutto molto più facile. A questo punto non mi resta che dire al DAO memorizza questo widget. Sì. Come gli aggiorna questo widget. Ed ecco infatti che la server deserializza il widget e poi dice al DAO aggiorna il widget. Il DAO andrà a memorizzare le informazioni aggiornate nel database ed è finita l'interazione. Ok? E questa cosa qua funziona così ogni qualvolta vado a toccare un parametro di configurazione. Qui il punto critico non è tanto lato server, ma è lo script. È andare a scrivere quella funzione che, dato un evento su un widget, riesce a compilare la sua rappresentazione in JSON. Ok? Quello lì è il punto più difficile. Il resto è banale. Nel senso che sappiamo benissimo come farlo. Sono tutte cose che abbiamo già visto. La parte difficile è lassù. Mentre, tornando indietro, negli altri pezzi le parti difficili erano diverse. Qui le parti difficili erano la creazione degli oggetti di configurazione, la loro gestione e nella senso search la parte difficile era la ricerca sul database, che non abbiamo mai fatto in quel modo. Ok, allora, questo è il progetto. Partendo di qua, ripercorrendo ogni pezzo uno alla volta, possiamo partire a sviluppare il corrispondente codice. Ok? E il procedimento è poi sempre quello, nel senso io ho sviscerato i problemi fino a quando potevo farlo, fino al dettaglio con cui potevo farlo senza scrivere una linea di codice. A questo punto devo iniziare a scrivere. Quindi si apre Eclipse e si inizia ad andare a inserire le varie modifiche. E di nuovo, anche qua lo si fa un pezzo alla volta, non tutto assieme. Se no, o siete veramente bravissimi, o altrimenti ci si perde qualcosa, ok? Io mi perderei qualcosa di sicuro. Allora, facciamo così, questo lo salvo e così mi carico poi online la versione aggiornata. Ok, questa ve la metto poi online. Ah, no, ve la metto subito online. Ok, adesso online avete la versione aggiornata. Allora, andiamo a vedere l'implementazione. Sempre online, voi avete la versione attuale dell'Energy Community, quindi se ve lo siete scaricati e lo aprite, riuscite a vedere tutto il codice. Allora, io intanto proviamo a vedere se per qualche rovescio di fortuna il tutto funziona. Ok? Quindi andiamo qua in Next.jsp, lo lanciamo, ci loghiamo, il database in teoria sta girando, quindi andiamo a prendere la nostra, non è questa, ma è New Dashboard. E questo è il nostro risultato. Ok? Vedete che il menu principale non esiste più, ma c'è il menu di applicazione in cui per adesso sono messo Done e Delete, la nuova dashboard con il collegamento per rinominarla, il collegamento per cancellarla, un'area dei widget dove c'è un solo widget che già, io ho già precaricato nel database, non devo averne uno da vedere. Ok?
il cui nome è qui, il link per rinominarlo, la descrizione del sensore, il pulsante per cancellarlo, manca il menu a discesa per dire come deve lavorare, ok? Questa qua è poi la parte che vi chiedo di fare, la prima parte che vi chiedo di fare di oggi. Sotto, Add New Widget, c'è la parte di ricerca, ok? Nella parte di ricerca, quando io qua vado a inserire una lettera T, vedete che sotto appare una lista di descrizioni di sensori in cui esiste la T, in cui compare la lettera T. In questo caso in tutti questi. Se io inizio a scrivere temp, vedete che a mano si filtra, ok? Quando ne scelgo uno, quindi clicco sopra, spariscono i suggerimenti, viene compilato il campo di testo e in teoria premendo Add to the dashboard dovrebbe comparire di sopra, ok? Questa è la seconda parte che vi chiedo di compilare, di finire oggi se riusciamo, se no la trovate poi pronta. È già tutto pronto perché funzioni, l'unica cosa che bisogna ancora fare qua poi sarà creare lo script. Okay, quindi io ho già preparato tutta l'infrastruttura lato server, manca il pezzettino di script che ascolti la pressione del pulsante e quindi faccia la richiesta. Un passo alla volta. Questo è dove arriviamo. E lo stato di fatto, okay, quello che abbiamo a disposizione. Andiamo a vedere come è stato implementato. Poi un'altra cosa, andiamo a vedere qua. Se io schiaccio su Energy Community, vedete che vi appare il menu normale. Questo è l'effetto di quella bin di richiesta. È finita la richiesta, muore il menu corrispondente. Ok? Se ritorno alla pagina di prima, New Dashboard Wizard, che è questo, rivive un'altra volta, viene creato di nuovo il menu bin e quindi ritornerà vivo il menu e cancellerà quello principale. Ok. Andiamo a vedere il progetto Eclipse come è cambiato. Riuscite a leggere tutti? Io ve lo ingrandisco un po' il codice. Va bene? Boh, se poi è troppo piccolo, ditemelo. Allora, intanto facciamo, già che ci siamo, che siamo collegati, un bel commit. Allora, questa qua è la parte di... Inizia ad essere lunghetto, però partiamo dalla parte di web content, quindi controllo, giusto? Se noi ci ricordiamo andiamo a prendere il nostro design qua, la prima cosa da creare è questa, il controller, il bin per il menu e poi la lista, ok? E andare a toccare il template GSP. In modo da inserire questa logica di funzionamento. Allora, gli elementi corrispondenti qua sono sotto displays, perché abbiamo chiamato la dashboard, l'abbiamo chiamata display in realtà, quindi sotto displays c'erano già le cartelle sensor e user post, che sono quelle che avevamo preparato per la visualizzazione dei sensori e della bacheca. Andremo ad aggiungere il nostro controller, quindi do new dashboard wizard, la nostra view, e poi avremo una cartella script per ospitare poi lo script che ci serve. Partiamo dal controller. Il controller è questo qua, adesso ve lo ingrandisco. Do new dashboard wizard. Allora, che cosa farà questo? Beh, come al solito controllerà che l'utente sia valido, altrimenti non posso vedere l'interfaccia di creazione della nuova dashboard. Quindi prende il bin user data con scope session e poi va a controllare. È valido? Se è valido faccio qualcosa, altrimenti redirect a index. Ok? Quindi sempre il solito pezzettino di codice preso e ricopiato. Dopodiché abbiamo detto che dobbiamo creare il bin per il menu. Ah, questo bin per il menu, diamogli uno sguardo rapido, non ci sto sopra più di tanto perché in realtà vedrete che è identico al bin per lo user menu. Allora, qua sopra, app menu, lo trovate lì sotto, app menu bin, e questa roba qua vedete che ha all'interno una lista di item, esattamente come era nello user menu,
Dopodiché avrai il nome del menu, che è una cosa in più rispetto al user menu, e un flag di tipo booleano che dice nasconde o non nasconde il menu principale. Ok? Come viene creato? Come tutti i bin, quindi costruttore senza parametri, che non fa nient'altro che inizializzare le strutture interne. Poi avrà due metodi semplicissimi, che sono: uno è dammi tutti gli item, quindi dammi tutti gli elementi di questo menu, e l'altro è aggiungi una voce al menu. Ok? Le due parti sotto, getCurrent e setCurrent, sono le stesse identiche dello user menu. Quindi questa roba qua è progettata e fatta per funzionare come lo user menu. Quindi questo significa che se voi andate a vedere l'item è uguale a quello dello user menu, essenzialmente. Praticamente ho copiato e rinominato, ok? Così come, e anche qui è per quello che vado così in fretta, le corrispondenti viste. Quindi avremo una do app menu e una view app menu, ok? Che saranno sotto menu. Quindi se voi menu app menu, ci sarà questa do app menu. Provate a aprire il codice di questa e aprire il codice del do user menu, vedete che è identico, ok? Quindi qua è il riutilizzo di codice, quello che c'era già, che funzionava bene, l'abbiamo riutilizzato. E lo stesso per la view. La view non fa nient'altro che recuperare gli item del menu e visualizzarli sotto forma di vista. Insomma, qui non dobbiamo tornare più di tanto perché è la cosa che c'è già da una serie di lezioni. Allora, torniamo al nostro wizard. Assunto che l'utente è valido, quindi accertato che l'utente è valido, che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo andare a popolare il menu di applicazione, perché il punto in cui si conosce quale applicazione sarà aperta, quale funzionalità verrà selezionata, è qua, nel controller. Ok? Quindi vedete, lassù intanto c'è uno use bin in più, che dice use bin app menu, perché devo creare un bin app menu, con scope request. Questo bin vivrà solamente per la richiesta, per la durata della richiesta. E qua sotto dirò se app menu è diverso da null, che vuol dire se è andato tutto bene il Tomcat me l'ha creato ed è vuoto, ok? Perché sapete che i bin, nel momento in cui faccio use bin, Tomcat prende e istanzia quella classe, ok? Rendendo l'istanza accessibile sotto il nome identificato dal parametro di bin, ok? Quindi se è andato tutto bene, Tomcat mi ha creato il mio bin, allora lo riempio, vado a inserire le voci di menu. Vedete quindi che lì faccio add item, e questi item che cosa saranno? Beh, done e delete, le due voci di menu. In realtà ce ne sarebbe ancora una che è public private, qualcosa del genere. E questi item funzionano allo stesso modo degli user menu item, quindi dovrò dare l'etichetta da visualizzare e l'indirizzo della pagina da caricare. Se non do un indirizzo completo ma do solo un nome, quella lì sarà una view, ok? Quindi funziona allo stesso identico modo. Vedete che qua io ho iniziato ad anticipare due possibili controller che rispondono a questi collegamenti, che saranno il do save and close oppure do remove display, che corrisponderanno a done, fatto, quindi salva e chiudi, oppure a rimuovi, elimina i display. Non sono implementati ancora, ok? Quindi è finita lì. Poi, altre due cose. Questa volta il menu deve nascondere quello principale, quindi andrò a dire, guarda, l'override del user menu deve essere tu, ok? E quindi chiamo quel metodo lì in cui imposto il flag avere, deve nascondere. E infine imposterò il nome del menu. Questa è solo una scelta di visualizzazione in realtà, perché quando l'ho implementato rimaneva brutto, non si capiva come mai quel menu era diverso, e quindi sono andato a inserire in più il titolo del menu, ok? Che differisce leggermente rispetto al design grafico. Una volta fatto questo, il menu bin è pronto per essere poi gestito dalla vista, dal template della vista. Quindi quello che devo fare è fare il forward. Vedete qua, JSP forward, index.jsp, pagina da visualizzare, che è la View New Dashboard Wizard JSP. Ok? Quindi abbiamo fatto
ritornando al nostro design rapidamente, abbiamo preparato questi due elementi. Abbiamo fatto il forward, andiamo ancora a implementare, a preparare questo pezzo qua di logica, dove in template JSP, io ve l'ho scritto sopra. Quindi se noi andiamo a prendere il nostro template JSP, lo apriamo, cosa si aggiunge? Un include, ok? Già un momento, ma deve sparire. E ma chi è che si occupa di visualizzare il menu dell'utente? La view user menu, o meglio, la do user menu, giusto? Quindi il template sarà semplicemente un include in più. E nelle due corrispondenti viste ci sarà il codice per gestire la visualizzazione. Quindi andiamo a vedere la view user menu che a questo punto sarà leggermente diversa. L'ordine con cui si mettono l'include non è indifferente. In particolare non è indifferente perché è l'ordine con cui verranno visualizzati i menu nel momento in cui entrambi siano visibili. Sì. La view user menu c'è manca la doppia. Manca? La doppia, via. Davvero? No, è qua. È una W mal scritta. Sembra una V perché è piccola, però è una W. Se no non funzionerebbe. Proviamo ad allargare un po' così, magari. Appearance, font, edit. Ehi, troppo. Meglio? Prego. Ve l'ho chiesto infatti se si vedevano. Allora, andiamo a vedere la nostra view user menu. Quindi, poi chiudo un po' di roba aperta e ricominciamo. Nella view user menu, quello che ho fatto è aggiungere un if. L'if che fa esattamente quella logica che avevamo segnalato. E dice, intanto utilizziamo nella view user menu l'app menu. Quindi andiamo a farlo view spin. Perché qui dobbiamo decidere se visualizzarci o no. Ok? Essendo view user menu. Ah, prendiamo il bin. E prima cosa da controllare è, se per caso il bin è vuoto, allora devo visualizzare lo user menu di sicuro, perché vuol dire il bin può essere vuoto per due motivi: uno, perché è stato creato vuoto da Tomcat e nessuno ci ha messo le mani; due, perché qualcuno ci ha messo le mani ma non ci ha inserito niente. Quindi, di nuovo, quello vuol dire che il menu di applicazione non esiste, o meglio, che esista o non esista, io posso visualizzare il menu utente, perché qui è la view user menu, quindi lei ragiona dal suo punto di vista. Se il menu applicazione è vuoto, io mi visualizzo. Questo è il ragionamento. L'altro ragionamento è, oppure, quindi, se non è vuoto, non mi richiede di fare l'override del menu utente, ok? Quindi non mi richiede di cancellarmi. Quindi, se è vuoto, oppure se non mi richiede di cancellarmi, allora mi visualizzo. In particolare, ok, mi visualizzo. Qua sotto invece che cosa c'è? Dice, è il controllo opposto, quando mi nascondo. Chissà poi perché lo fa. Se non è vuoto, questo qua è inutile qua. Se è vuoto, in realtà questo qua non so perché l'ho messo. Gli farò una versione più pulita. Perché fa lo stesso controllo di prima. Possono essere compattati quei due if. Ok. Ah no, ok, niente, come ho detto. Se non è vuoto e deve farlo override, in più visualizza il nome del menu. Perché lo user menu di solito non lo visualizza. Ok?
Quindi io di solito non ho scritto user menu l'elenco, però se lo user menu insieme a un altro visualizza il suo nome per distinguersi dall'altro, ok? È per quello che c'è quell'if in più. Quindi dice, se devo visualizzarmi, ma insieme a un altro menu che non è vuoto, allora mi faccio vedere, segno che io da questo punto in poi inizio lo user menu. Quindi vedete che qui viene aggiunto un LA in più rispetto al codice di prima. Ok, basta così. Il resto è finito lì. Perché? Perché se l'altro è pieno e set override, quindi se non passo il controllo iniziale, non visualizzo il menu. Fine. Ok? Quindi la user menu, la view user menu visualizza o non visualizza il menu utente a seconda della condizione sulla bin di menu. L'unica cosa in più è che quando lo visualizza, se insieme a un altro menu, visualizza anche il titolo. Tutto lì. Ok. Questo significa che con questi pezzetti in più di codice abbiamo eliminato questa parte. Ok? Abbiamo gestito il menu. A questo punto, il passo successivo che farci tanto male, questa roba qua. Ricerca di sensori. Allora, ricerca di sensori. Proviamo ad andare rapidi, ma non so se ci riusciamo. Allora, ricerca dei sensori parte intanto dalla view della dashboard, no? Quindi iniziamo a vedere come è fatta la view. E questa view è quella che prepara la visualizzazione sia dei widget da configurare che della parte di ricerca. Iniziamo a saltare la parte iniziale e andiamo a recuperare solo il pezzettino che ci serve per la parte sotto, ok? Perché in teoria noi stiamo procedendo, sviluppando pezzo per pezzo. Allora avremo, vabbè, un div generale che contiene tutto, che è quello che fa il rettangolo grigio, ok? Quindi se io vado a vedere qua, vedete che c'è questo rettangolone grigio, questo qua è il div. Ok? Con classe dashboard. Poi, ed è questo div qua. Poi che cosa dobbiamo fare? Beh, abbiamo bisogno dello script. Quindi andiamo a caricarci lo script, andiamo a includere lo script. Ed ecco qua che c'è questa linea qua che dice script type text JavaScript, dove lo trovi nella cartella scritto di display e il suo nome è dashboardwizard.js. Ok, poi titolo della dashboard. Ecco, qua vedete che questa parte qua è ancora da completare, il cambiamento del titolo. Io per adesso sono andato dritto al problema e quindi ho tralasciato queste parti che sono più facili. Vedete che il new dashboard è fisso, è inserito in H2 e di fianco c'è un collegamento fasullo, in realtà anche questo qua sarà da cambiare, che è quello che mi serve per dire, tra parentesi pure sbagliato, che serve per dire rinomino, ok? Quindi quella roba lì era semplicemente un placeholder non collegato per dire qui c'è rename. Stessa cosa, vedete che infatti sono identici, li ho presi e copiati uno dietro l'altro, solo per visualizzare i link, perché non mi interessa in questo momento ancora andare a toccarli, poi verranno puliti. Il collegamento cancella. Guardate questi due qua, il collegamento modifica titolo e il collegamento cancella sono inseriti all'interno di due span, uno con classe left e l'altro con classe right. Questo permette a livello di CSS di dire uno deve andare a sinistra, l'altro deve andare a destra, ok? Quindi saranno floating essenzialmente. Se io vengo qua, questo qua infatti è il floating a sinistra e questo qua è il floating a destra. Entrambi puntano a una pagina non esistente, mi servono solo per vederli, ok? Poi, quando andrò a programmare la logica di quelli lì, rimuoveremo i collegamenti e ci metteremo un pezzettino di JavaScript. Però per il momento almeno vengono visualizzati nel modo corretto. Quindi ricordatevi, a volte durante lo sviluppo si creano dei pezzi fasulli solamente per poter avere la visione generale, per poter andare avanti. Dopodiché si ritornerà indietro a implementare i singoli pezzettini. Poi ci sarà
un form che contiene i vari campi di input che ci servono. In particolare conterrà il campo di testo e il pulsante per il campo di testo per inserire il testo della ciocchina della descrizione del sensore e il pulsante per inserire. In particolare quella roba lì è qua sotto, in questo field set qua, quindi tralasciate un attimo la parte sopra, in questo field set che ha leggenda add new widget. Sapete che field set fa il rettangolino e legend fa la scritta in mezzo al rettangolino. Vedete qua tre campi di input, uno di tipo testo, query text, nome query text, è quello dove si inserisce il testo, poi uno di tipo button, il pulsante aggiungi alla dashboard, e uno nascosto. Questo nascosto qua è quello che mi serve per ricordarmi qual è l'ID del sensore selezionato, in modo tale che quando faccio add riesco ad avere l'ID del sensore. No, vedete che è nascosto, il suo nome è selected ID sensor, quindi l'ID del sensore selezionato, il valore per adesso è vuoto, a un certo punto lo script lo riempirà con il valore selezionato, quando è selezionato. Ok? Questo div suggestions sarà il pezzettino che si occupa di ospitare i suggerimenti. Ok? Perfetto. Ah, questa è la parte HTML che ci serve. A questo punto dobbiamo sviluppare uno script per fare le richieste, Ajax, e la servlet dall'altro lato. Ok? Al solito io tendo a considerare lo script leggermente più facile della parte lato server, quindi lo sviluppo dopo. In realtà voi li avete tutti e due, però il procedimento che seguo io è svilupparlo alla fine. Quindi, da qua passiamo alla servlet. La servlet si chiama, abbiamo detto, sensor search, e l'ho inserita sotto il package sensors, visto che si occupa di sensore. La sensor search servlet, vedete che nella notazione qua espone il nome sensor search, quindi il nome che chiameremo poi quando facciamo la get per sensor search. Questa qua è la servlet che si occupa di andare a fare la ricerca dei sensori. Risponderà al get, in realtà risponde al post allo stesso modo che al get, vedete che qua vado richiamando get, quindi questa qua risponde sia get che post, però normalmente dovremmo chiamarla in get. E che cosa farà? Beh, intanto controlla che l'utente sia valido, perché se l'utente non è valido non può richiedere informazioni, ok? Quindi vedete che qua faccio lo stesso lavoro di prima, però lato server. Quindi vado a prendere la sessione, vado a prendere lo user data, controllo che sia non nullo e valido. Allora, se non nullo è valido, che cosa faccio? Sono a posto, posso iniziare a lavorare. Abbiamo detto nel nostro diagramma dell'interazione che la servlet riceveva il testo da ricercare e contattava il DAO per recuperare la lista di sensori. Infatti qua, che cosa fa? Se il testo non è nullo e non è vuoto, crea un'istanza, cioè ottengo un'istanza di DB Connect, da quell'istanza ottengo il sensor data DAO, quindi accedo al DAO, dopodiché creo un sensore vuoto in cui l'unica cosa piena è la descrizione e in quella descrizione metto il query text, quindi preparo un oggetto sensore in cui description uguale query text. Questo oggetto sensore vuoto, che di fatto è il sensore da riempire, no? Lo prendo e lo passo al DAO. E al DAO dico: cerca sensore, sensore da ricercare sulla company site dell'utente corrente, perché i sensori possono essere di più company site, ok? Il DAO, senza sapere come è fatto dentro, per adesso però so che cosa mi ritorna perché l'ho già definito, mi ritorna una lista di sensori compatibili. Vedete, all compatible sensors. Lista di sensori. Lista di sensori, allora, a questo punto non mi resta che trasformarla in un oggetto JSON da passare indietro. Allora, vedete qua, inizio a preparare questo oggetto JSON che sarà un array. Quindi JSON array, all compatible sensor JSON, new JSON array, poi per ciascuno dei sensori vado ad aggiungere il sensore stesso.
al JSON, ok? Infine, il nostro array viene inserito in un oggetto più generale dove c'è senso, come chiave sensors, quindi io riceverò un pacchettino JSON dove ci sarà sensor, due punti, lista dei sensori, e questo JSON viene sparato indietro allo script. Quindi esattamente l'iterazione che avevamo descritto, implementata paro paro, ok? E vedete che sapendo già quello che passava, perché più o meno lo sapevamo già, in teoria avremmo potuto scrivere questo codice senza scrivere il DAO. Poi non compilava, ok? Però intanto avremmo potuto scriverlo. Qua sopra l'unica nota di colore è questa cosa qua. Vedete che io ho messo response set content type application JSON. Questo serve per dire al browser dall'altra parte, guarda che i dati che ti stanno arrivando sono JSON. Ok? Ok, quindi la servlet ce la siamo sviluppata a partire dalle specifiche, senza aggiungere nulla di più. Andiamo a vedere il DAO. Il DAO esisteva già in parte, quindi si tratta semplicemente di andare a modificare quello esistente. Allora, io vado a prendere il DAO, che è questo sensor beta DAO. Vedete che c'era già get sensor data, che era quello vecchio, il get la sensor sample, eccetera, tutta roba vecchia. Search sensor. Search sensor è quello nuovo, il metodo che ci serve per andare a cercare un sensore, data, una description. Abbiamo detto che gli passiamo un sensore parzialmente pieno, in cui l'unico pezzo pieno è la descrizione, e l'ID della compagnia, del company site, meglio, su cui dobbiamo cercare i sensori, e ci aspettiamo indietro una lista di sensori. Vabbè, la prima cosa che si fa è si prepara una lista vuota, ok? In modo da poterli memorizzare. Dopodiché ci scriviamo la query. La query sarà così: seleziona che cosa? Ne vogliamo l'ID senso della descrizione physical unit, ID company site, essenzialmente tutti i campi del sensore. Da dove? Dalla tabella sensore. E qui andiamo a creare una nuova condizione, quella che non sapevamo ancora come fare. Quindi where description non sarà più uguale, ma sarà like, simile a il testo che c'è, quindi primo parametro del testo da ricercare, and id company site è quello che ci è stato passato. Andiamo ancora avanti, funziona tutto allo stesso modo, quindi possiamo farlo rapido. Apertura di connessione, si prepara lo statement, andiamo a impostare i valori dei parametri. L'unica differenza ancora rispetto al solito sono questi 2%. Vedete che io aumento %, poi vado a prendere la descrizione dall'oggetto sensore che mi è stato passato e di nuovo %. Quel % iniziale e finale significa qualunque carattere prima, qualunque carattere dopo. Ok? Quindi lì ho detto cerca dove la descrizione è simile a qualunque carattere più la description che ti passo, seguito da qualunque carattere. Questo fa sì che vada a cercare quella sottostring che mi viene passata in qualunque punto della descrizione. Viene eseguita la query, si ottiene un result set, per ognuna delle righe crea un nuovo sensore. Questa è tutta roba banale, che abbiamo già visto 50.000 volte. Ogni volta che creo un sensore lo aggiungo poi alla lista dei sensori che viene ritornata indietro alla fine. Ok? Quindi qua ho fatto quel lavoro lì. Morale della favola, vado di nuovo sul design. Qua sotto, adesso come adesso, ho già fatto tutta questa parte qua sotto. Ok? E di nuovo l'ho fatto in modo del tutto identico a quella progettazione. Il vantaggio di fare la progettazione così è che alla fine scrivo, essenzialmente, non devo quasi più accendere il cervello una volta che l'ho fatta. Ci manca lo script. Allora, lo script, poi facciamo un attimo di pausa, se no mi morite. Eccoci qua. Di nuovo sullo script, prendiamone un pezzo alla volta. Qua che cosa facciamo? Dobbiamo andare a sentire il key up, giusto? Perché stiamo facendo un suggerimento. Il key up sul testo. Quindi, quando il documento è pronto, faremo una serie di operazioni. Quella che ci interessa adesso è questa qua, il key up, quindi andremo a prendere il campo di testo in cui nome è query text, e che è inserita all'interno del form in cui è dashboard form, ok?
quindi identifico univocamente quel campo di testo lì, gli attacco una funzione che gestisce il chiasso. Okay? Questa funzione è definita qual vuole, che cosa fa? Ad ogni rilascio di tasto su quel campo di testo, prende il testo del campo di testo, lo manda al server, ottiene indietro il JSON e lo visualizza. Allora, che cosa fa? Primo, c'è del testo, se non c'è non devo mandarlo, se c'è lo mando. Allora, se c'è, qual è l'URL a cui mandarlo? Abbiamo detto che si chiama sensor search, lo server, no? Quindi sarà barra energy community barra sensor search. Poi, getJSON, che sarebbe la chiamata al metodo get che si aspetta già un JSON indietro, ok? URL, il parametro che passo è query text. Dall'altra parte della servlet, se ci ricordiamo, gestivamo il parametro query text, che era il testo da ricercare. Il risultato della chiamata alla servlet è in data e viene gestita la funzione showSuggestions. Questa showSuggestions è esattamente identica, ma proprio quasi identica, a quella dell'IAMSuggest che avete già visto. Qui c'è questo else che dice se il testo è vuoto, cancella le suggerimenti. Cioè se io scrivo, poi mi sbaglio e schiaccio cancella fino al fondo, fino a quando tutto il campo di testo è vuoto, ricancello tutti i suggerimenti. Ok? Allora andiamo a vedere la show suggestion. Data è un oggetto JSON, perché ho fatto getJSON, quindi non devo più passarlo, ci pensa già jQuery. Allora, a questo punto da data vado a prendere sensors. Vi ricordate, viene dal servlet, a un certo punto l'ultima cosa che ho fatto era creare un oggetto JSON e mettere il mio array all'interno di quell'oggetto con chiave sensors. Di qua faccio la cosa opposta, data.sensors, quindi ribecco l'array di sensori. Dopodiché svuoto il div dei suggerimenti, se per caso ce n'è uno, lo svuoto perché magari saranno di meno stavolta, no? E poi itero sui sensori, dico, per, da i uguale a 0, i minore della lunghezza dell'array di sensori che ho ricevuto di più, riempio i suggerimenti. E come faccio a riempire? Beh, vado a prendere il div, faccio un append al div, append che cosa fa? Aggiunge un elemento nuovo alla fine dell'ultimo elemento che c'è all'interno del tag HTML che matchiamo, ok? Quindi io qui metto il div e vado ad aggiungere un elemento alla fine dell'ultimo elemento contenuto nel div. In questo caso il div è vuoto, quindi lo metto di dentro al buono. Passaggio successivo lo metterò dietro quello che ho già inserito prima. Così. E che cosa ci metto? Un paragrafo con classe suggestion, che semplicemente si comporta in un determinato modo, in cui metterò la descrizione, vedete, sensordi.description, contenuta all'interno di uno span con classe fillMe. Quella classe fillMe serve solamente per poterci attaccare un ascoltatore sul click e fare in modo che quando clicco il suggerimento si riempia il testo, esattamente come nell'IAMSuggest, è uguale, identico. E qua sotto c'è uno span un po' più truffaldino che uso per memorizzare l'ID del sensore. Quindi quando creo suggerimenti in realtà scrivo sensore e su ID, solo che su ID lo nascondo. E nel codice HTML, se apro il codice HTML lo vede, ma non mi interessa, non è un'informazione sensibile, no? Però non lo visualizzo. Per cui ho scritto delle coppie descrizione sensore, descrizione di sensore. Una per ciascuno degli elementi, dei sensori che mi sono stati ritornati nella lista. Una volta fatto questo, che cosa faccio? Dico, va bene, adesso andiamo a attaccare l'ascoltatore del click sul suggerimento in modo che si compili. Quindi, per ciascuno degli elementi span con classe fillMe all'interno del form, quando avviene l'evento click, che cosa fai? Prendi il campo quickText e lo riempi con il valore dello span. $this è il valore si riferisce allo span che viene matchato da questo selettore, ok? Quindi prendi il valore dello span e mettilo nel campo di testo. Prendi il valore dello span vicino, vedete che qua io ho detto this siblings, quindi fratello, con classe idem. Quindi sono andato ancora.
Ho preso tutti i fratelli di quello span, che in realtà sono uno solo, però potrebbero essere più di uno, di quelli ho preso quello nascosto e vado a leggerci il testo. Quindi di fatto sono andato a leggere l'ID e questo ID viene inserito all'interno dell'input con nome Select ID. Quindi quando clicco sopra sposto la descrizione nel campo di testo, l'ID nel campo input. Ok? Dopodiché, visto che l'utente ha selezionato il suggerimento e era consapevole di voler quel sensore, posso nascondere il suggerimento. Ha il suggestion. Ha il suggestion non fa nient'altro che svuotare l'HTML del D. Ok? E questo è quanto. A questo punto sono a posto. La parte di search è fatta. Facciamo pausa 10 minuti. Se avete dubbi o problemi, chiedete, ovviamente.